soggetti che sono stati premiati, hanno ricevuto il loro premio 10 giorni fa a Berna e noi siamo stati i primi ad avere l'opportunità di presentare questa mostra grazie a Silvia Jost dell'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale che ci ha messo a disposizione la mostra e sostiene anche il fatto che è uno schiavo. Oggi abbiamo due membri della giuria internazionale che hanno lavorato a scegliere i progetti che vedete esposti qua. Sono una trentina di progetti quelli che vedete, ma loro hanno potuto scegliere da molti più progetti che sono stati notati, ma lo spiegheranno poi loro. Saluto con piacere Giancarlo Allen da Milano e Andy Goetz che è prigionese, quindi gioca un po' in casa, che appunto partecipano da diversi anni alla giuria di Constructive Alps. Conoscono bene il premio, Andy racconterà un po' quello che è il premio, lo spirito di questo premio di architettura sostenibile delle Alpi e Giancarlo racconterà un po' i progetti che sono stati selezionati. Prego. Sì, forse comincio io per spiegare un po' come il premio è nato e che cosa serve. E prima di tutto vorrei ringraziare Silvia, perché senza lei non saremmo qua e anche lei anche il loro Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, ma anche a Cassiano che sempre quando c'è qualche cosa di grande da organizzare lui dice venite a Poschiavo, non ci siamo abbastanza spesso, ecco. Questo è un grande piacere. Va sottolineato il fatto che questo è un premio che ha una particolarità molto forte, che è quella per cui dal gruppo di in questa occasione sono stati 30 o 32, non ricordo, da 300 circa che progetti partecipanti, i 30 progetti selezionati vengono visitati uno a uno, cioè un confronto diretto con i progettisti ma soprattutto e anche con i committenti. Questa è una particolarità assolutamente unica all'interno dei vari premi. E una fettina di Salamanis si chiama, 100% Val Poschiavo, è un salame piatto affinato nel mais proprio, perciò l'ho chiamato così. È una margherita di erbe.